Chiamo Roberto Speziotto, capo delle risorse umane di Banco BPM, Paolo Fontana, coordinatore Fabi, sempre di Banco BPM, Carlo Fazzi, responsabile delle relazioni industriali di BNL BNP Paribas, eccolo qua, Fabio Armeni, coordinatore Fabi, sempre di BNL BNP Paribas, Giuliano Xausa, lo conoscete, non occorre che lo presenti, come pure Mauro Morelli. Lando Sileoni rimane con noi. Eccoci qua. Allora, abbiamo assistito ad un interessantissimo dibattito sulla politica interna, dove però ci sono stati dei flash anche sulla politica estera. Dopo questo dibattito che stiamo per iniziare, parleremo di politica estera, parleremo di elezioni americane, parleremo soprattutto di due guerre che sono in corso, di quelli che sono i contraccolpi sul versante economico. Ma torniamo al vostro contratto, al contratto che è stato siglato, che passerà attraverso le assemblee, e senza perdere troppo tempo io vorrei andare dai nostri amici francesi, quindi partirei con BNL, BNP Paribas. Come sapete, durante la Rivoluzione francese era abitudine scrivere i cosiddetti quaderni delle lamentele, cahiers de doléances. Allora io comincerei con Fazzi e le chiederei innanzitutto un sintetico commento sul contratto che è stato firmato, e poi voi siete arrivati lì con quali quaderni delle lamentele? E gli appunti che avevate sul quaderno sono stati sbarrati o sono ancora aperti? Allora, intanto buonasera a tutti e ringrazio il segretario generale per l'invito a questo consiglio. Diciamo, è stato, partirei dal contesto nel quale siamo. Siamo in un contesto del settore bancario di profonda trasformazione, con una digitalizzazione molto forte che ovviamente impone delle scelte nell'ambito dei piani industriali, ma anche degli aggiustamenti di traiettoria nell'ambito degli stessi, per cercare, diciamo, la migliore organizzazione del lavoro possibile. Il contratto nazionale, diciamo, è l'ambito che deve fare da cornice a tutte queste sfide. Siamo sicuramente, per arrivare alla sua domanda, siamo soddisfatti di essere arrivati alla firma. È stata, diciamo, una firma sicuramente complessa, l'abbiamo anche accennato ieri all'interno di queste tavole rotonde. C'è stato, diciamo, sicuramente uno sforzo da parte, come al solito, delle organizzazioni sindacali, ma anche da parte delle aziende, soprattutto all'interno del CASL. Abbiamo cercato di trovare quella linea comune che sicuramente ci ha condotto alla firma del contratto. Una linea che a volte è complessa da trovare nel settore, perché non tutte le aziende, diciamo, hanno gli stessi investimenti, le stesse risorse, le stesse dimensioni e soprattutto magari diciamo, gli stessi piani industriali. La digitalizzazione è sicuramente un ambito comune, ma poi il modo di affrontarla è diverso da banca a banca. Siamo molto contenti della soluzione trovata nell'ambito della cabina di regia. Crediamo che sia, diciamo, quell'organismo paritetico che possa dare quella dinamicità al contratto che è assolutamente richiesta, appunto. Però voi la volete più veloce, se non sbaglio. Noi vogliamo assolutamente dei tempi più veloci, nel senso che la cabina di regia, come sappiamo, diciamo, è qualcosa che era già previsto nel precedente contratto. Gli è stato dato un respiro più ampio, gli sono stati dati dei compiti ben specifici. Sicuramente quello che noi vogliamo è trasformare ciò che abbiamo scritto e firmato in azione, quindi sicuramente la parte di analisi e di implementazione delle attività che servono per rendere davvero poi l'organizzazione del lavoro pronta ad affrontare queste sfide è qualcosa su cui dovremo lavorare il prima possibile, auspicabilmente già nei prossimi mesi. Grazie. Allora, Fabio Morelli, a lei la parola, e poi magari la chiederò anche, non so se a Lando oppure ai due segretari nazionali. Ai due segretari, quindi la palla passa a voi, perché siamo tutti, come direbbe Totò, uomini di mondo e cortesi, però mi hanno avvisato e mi hanno detto: guarda che il tuo panel è quello dove le relazioni sindacali sono più frizzantine. Non so se è così oppure no. Diciamo che ci siamo ritrovati tempo fa. Innanzitutto vorrei specificare alcune cose. La domanda che vorrei fare a dottor Fazzi è quella: c'è sempre un prima e dopo, no?
Cioè abbiamo avuto un prima Quinale, un dopo Quinale, un prima Munari, un dopo Quinale, dopo prima Munari. Micheli, dopo Micheli. Poi c'è stato un discorso di Micheli, il 31-12 del 2023 io credo che si sia chiusa un'epoca, no? Allora la domanda è, si è chiusa l'epoca del signor no e si è chiusa un'epoca conflittuale molto molto forte, molto accentuata all'interno dell'azienda, perché io almeno venendo da fuori un attimo mi sono catapultato in una realtà che in tutta sincerità dico, ma questi non ne azzeccano una, cioè neanche nelle scelte più tranquille, più quelle che sono più logiche, ad esempio per andare incontro alle difficoltà e alle sofferenze del personale, alle lagnanze del personale, alle pretese del personale, no? Che molte volte non credo che siano proprio così astruse. Ad esempio, piccolo esempio, abbiamo firmato con grandissima fatica, e tu sai perché hai partecipato attivamente a questo discorso, con grandissima fatica un contratto nazionale che oggi ci trova alla vigilia delle assemblee andarlo anche ad enfatizzare, perché è un grande sforzo, specialmente di Lando e della nostra organizzazione. È il fatto stesso che però alcune aziende e capofila di questo discorso sia BNL, con il fatto di voler togliere da questa vittoria contrattuale il discorso dell'ad personam tugur nell'insieme al personale, cioè questo ci creerebbe dei problemi, ci sta creando dei problemi, perché alcuni sì, alcuni no, e voi siete tra i pochissimi che hanno fatto una scelta che è quella di non riassorbire gli ad personam al personale. Poi è una domanda, lo facciamo rispondere? Se vuole faccio un pacchetto. No, non lo fa il pacchetto, perché questa è una domanda importante, se no la bruci. Allora, la nascondi. Io direi Fazzi. Sì. Sta a lei adesso. Ok, allora, questa diciamo è la cahier des doléances, è la prima riga del quadernino delle lamentele. Bene, allora sono due righe, perché un tema è sulle relazioni industriali e un tema sugli ad personam. Rispondo alla prima riga. Allora, il tema delle relazioni industriali sicuramente abbiamo avuto anche su questo palco, diciamo, occasione di ripeterci questo tema. Noi abbiamo fatto delle scelte nel nostro piano industriale che diciamo, hanno condizionato i rapporti di relazione industriale a suo tempo. Queste scelte sono passate, sono superate, non c'è un modello per noi in BNL di signor no, quindi per noi diciamo, questo non esiste. Esiste un confronto continuo con il sindacato che peraltro anche nell'ultimo anno, nell'ultima settimana del 2023 ha portato a degli accordi con le organizzazioni sindacali in BNL. Sicuramente diciamo, ci sono stati dei momenti complessi. Siamo, diciamo, dobbiamo vedere le cose non, a mio parere, con lo specchietto retrovisore o tantomeno essere fermi rispetto a quello che potrà accadere. Dobbiamo vedere le cose in maniera dinamica e io sono convinto che diciamo, il rispetto e comunque il dialogo sia presente nell'azienda con gli organismi sindacali. Per quanto riguarda gli ad personam, allora mi permetto di dire che diciamo, il tema degli ad personam tu cur lo devo correggere, nel senso che abbiamo fatto una scelta su determinate categorie professionali, su determinati inquadramenti. Noi abbiamo un sistema diciamo, retributivo che dal 2016, quindi da 7 anni, che i nostri colleghi ben conoscono, prevede diciamo, degli ad personam che sono riassorbibili, anche diciamo, spinti dalle organizzazioni sindacali. Dopo la firma del contratto abbiamo fatto delle riflessioni su quest'ambito e in particolare abbiamo scelto che diciamo, evitare la riassorbibilità per le aree professionali e quindi questa cosa non c'è sulle aree professionali, almeno per questo rinnovo del contratto, e lo abbiamo deciso perché qui dentro ci sono sicuramente le persone ed i colleghi che diciamo, sono più giovani, sono all'inizio della loro
diciamo, carriera professionale, del loro percorso da una parte, ci sono le persone che hanno dei redditi più bassi dove ovviamente l'inflazione diciamo, ha e può avere un peso diverso rispetto ai redditi più alti. Non abbiamo fatto la stessa scelta sui quadri direttivi, ma ricordiamoci anche che dentro i quadri direttivi ci sono persone che hanno degli upper persona ma comunque ante 2016 e dove ovviamente non abbiamo riassorbito, quindi è un fenomeno che diciamo capiamo, abbiamo presente, ce l'hanno più volte detto anche sicuramente le organizzazioni sindacali in azienda, però diciamo, è un fenomeno diciamo, un po' più contenuto. Tra l'altro, dico l'ultima cosa, sui quadri direttivi abbiamo fatto nel tempo una politica dove oggi diciamo, abbiamo la metà dei dipendenti in BNL e BNP Paribas sono aree professionali, la metà sono quadri direttivi, quindi sostanzialmente abbiamo una percentuale di quadri direttivi più alta rispetto anche alla media del settore. Questo perché? Perché comunque ci teniamo alla crescita delle persone, anche economica, e quindi diciamo questo per noi è un fattore importante. Non tutte le persone che hanno avuto una persona post 2016 avranno tutto riassorbito, perché ovviamente l'aumento del contratto è stato particolarmente rilevante e importante, come è stato ricordato in questi giorni, e quindi per la parte eccedente non verrà. Posso fare una considerazione? Sì. No? Allora, gli ad personam derivano ormai con queste fusioni continue eccetera eccetera, derivano dal fatto del livellamento dell'attribuzione, quindi quando si fanno le fusioni spesso e volentieri quello che è il surplus di alcune aziende rispetto ad altre viene livellato dal discorso dell'ad personam, e lo posso capire. Voi non avete fatto alcuna fusione, quindi gli ad personam derivano da una scelta aziendale nei confronti di un dipendente di un riconoscimento economico per le capacità. Mi sembra veramente assurdo che quando andiamo a fare il rinnovo contrattuale queste capacità vengano sottaciute. Cioè, è come contraddire se stessi, è come contraddire le politiche di sviluppo di un individuo rispetto a quello, le prestazioni che dà all'azienda, perché voi le altre persone non le avete mica regalati, le altre persone le avete date specialmente ai quadri direttivi. Perché? Perché il quadro direttivo oggi come oggi sta subendo un appiattimento e una responsabilità sempre crescente rispetto alla remunerazione economica, e noi dobbiamo tenerne conto di questo. Non si può dire i quadri direttivi generalizzato, perché il quadro direttivo è colui che poi alla fine dovrebbe essere il motore portante della macchina e quello che poi trascina e fa crescere tutta la categoria. Ma per questo allora, direi diritto di replica velocissimo, Fazzi, se è possibile. Certo. E poi intanto diritto di replica e poi vediamo. I quadri direttivi sono il motore di crescita, ci crediamo, e comunque le nostre politiche retributive, anche con questo diciamo, rinnovo contrattuale oneroso diciamo, per alcune aziende, saranno persone e colleghi su cui avremo la massima attenzione anche nel futuro, come abbiamo avuto, come dicevo prima, negli ultimi anni. Allora, dei segretari nazionali, chi vuole intervenire riguardo BNL? Io sono di BNL. Lui è il coordinatore nazionale. Appunto. Su BPM non posso intervenire. Allora, Carlo, io apprezzo molto il tuo sforzo intellettuale per la difesa di questo problema, che tu ne sei a conoscenza, l'abbiamo sviscerato più volte. Però rimane un fatto di iniquità, poi la smettiamo con l'altra persona, perché fatto di iniquo, perché lo spartiacque è il piano industriale 2016. Quando ai dipendenti di BNL fu chiesto sacrifici e fu definito dall'allora AD Munari un piano lacrime e sangue. In questo c'era anche l'ad persona che sarebbe stato riassorbito, oltre all'allungamento dei percorsi di carriera, oltre alle giornate di solidarietà, un insieme di sacrifici che le organizzazioni di allora sindacali accettarono, con l'impegno da parte dell'allora amministratore delegato che sarebbe ritornato indietro anche con gli interessi. Io ad oggi francamente
da quando ho preso in mano l'organizzazione non ho visto né il capitale né l'interesse di tornare indietro. E per quanto riguarda l'ad personam, è un fatto iniquo, perché chi è stato bravo per l'azienda fino al 2016 ha acquisito ad personam, e a quello non gliele ricomprendete, non gliele assorbite. Dal 2016 è diventato un somaro per l'azienda, quindi non gli avete dato nessuna ad personam, neanche come passaggio per una futura promozione, perché sono anche degli step che vengono dati gli ad personam per l'avanzamento di carriera. Se uno invece è stato bravo dal 2016, ha preso gli ad personam, a parità di condizioni, 60.000 euro uno, chi è stato bravo prima è diventato un somaro dal 2016, arriva a quanto? A 67-68.000 euro. L'altro che è stato bravo dal 2016 ad oggi non prende niente. È un fatto di iniquità, secondo me. Comunque, ci sono tante altre questioni, caro Carlo, che tu lo sai, ne abbiamo affrontate, l'aumento del buono pasto, il pagamento del buono pasto, le ticket anche a chi sta in smart work, morti, cioè tutte queste cose pongono dalla nostra parte un dubbio, ma poi quello che ci dirà, fermo restando la stima, la tua capacità, tu lo sai, insomma, sei ormai padrone della materia, però poi qualche dubbio, qualche domanda noi ce la incominciamo a fare. Quello che dice Carlo Fazzi poi alla fine riuscirà a realizzarsi? E da lì il lavoro, adesso me lo consenti, ho 2 minuti di tempo, il lavoro che è stato fatto da tutto l'organo di coordinamento della FAB in BNL. Perché questo piano industriale, tu lo sai, lo sanno tutti, è nato sotto una cattiva stella. Qual era quella cattiva stella? Le esternalizzazioni. Sono andate come sono andate, ma io ho notato una sindrome di questo vizio originale. Qualsiasi provvedimento che voi portavate e continuate a portare in plenaria, c'è un pregiudizio da parte di alcuni di dire no perché rientra in quel piano industriale e quindi va assolutamente contrastato. E così non si cresce, a mio avviso, nel senso che le trasformazioni in atto ne abbiamo sentito in questi giorni e mezzo, rapide. Si va verso i canali remoti, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, che lì è un terreno molto scivoloso, insidioso, ma l'hanno spiegato prima esperti del settore. E quindi noi siamo propensi a toglierci dalla sindrome del vizio d'origine, però chiediamo pure di essere messi in condizione. Cioè noi ancora non riusciamo a capire quale sarà il punto di caduta della BNL. E mi spiego andando con dei dati. Nel 2021 noi eravamo 11.700 dipendenti, 2023 sotto i 9.000, e ci mancano i dati del one to one. No, sotto i 9.000. Quanti? No, sotto i 9.000, no. Sotto io ho dati a 9.900, quelli che sotto 10.000. Sotto 10.000, scusa. Ma più vicino ai 9.000, perché ci mancano i dati one to one, ai 10.000. Noi apriremo la grande partita adesso, a giorni, quella degli esuberi, chiamiamoli così, o quantomeno allineamento, voglio essere più elegante e gentile, allineamento della forza lavoro nei confronti delle trasformazioni in atto, digitalizzazione e altre cose. Quella sarà la madre di tutte le partite, perché voi avete chiuso la procedura EcoCert fino a dicembre, ci avete dato i dati, sì, i dati ce li avete dati a dicembre, il 21 di dicembre in plenaria, da qui al 2020 avete preso un range di nati fino al 1969, da qui al 2029 3.000 persone sono pensionabili. Se io faccio un po' di conti, da 9.000 meno 3.000 arriviamo a 6.000. Qual è il punto di arrivo della BNL? Rimarrà una banca con 6.000 persone? Rimarrà una banca di interesse nazionale o la Ville Lumière ci vorrà ridurre a una banca regionale con un sistema informatico ancora
che deve crescere, l'ho detto Bonafè 2 anni fa al CAI, il Comitato Aziendale Europeo, ha detto che il sistema BNL è un sistema semplice, uguale arretrato. Allora, ecco, tutte queste criticità, vediamo, dopo, noi siamo pronti, dopo. Noi siamo pronti a dare una mano a questa azienda, ma noi, io ti chiedo di sapere attraverso numeri, c'è la strategia, c'è il programma, c'è la visione. Noi dobbiamo dire ai nostri colleghi di questa banca come andrà a finire. Sarà ancora la BNL o un ramo Italia della Banca Nazionale di Parigi? Questo è il... Fazzi, vuoi intervenire adesso prima di Lando? No, allora, secondo me Fazzi non ha nessuna responsabilità, no, però, perché voglio... è arrivato adesso e quindi sta studiando, ha studiato. Tra l'altro è una persona con un profilo molto ben curato dal punto di vista professionale anche come comportamento, quindi io Fazzi proprio lo toglierei e al posto di Fazzi ci dovrebbero essere altre persone qui che hanno la responsabilità. La storia della BNL, per farla capire a chi non la conosce, è una storia molto italiana. La BNL è la banca, nasce come la banca politica dei partiti romani. E la BNL è ancora adesso, con il rosicamento, con l'invidia di tutti i principali gruppi bancari, è l'unica banca che ha ancora uno sportello, non mi ricordo bene se è al Senato o alla Camera. È al Senato. Anche alla Camera. Quindi conosce tutti i movimenti dei deputati, soltanto che prima era una banca italiana, adesso è una banca francese, no? E molti si pongono il problema che, come dire, la riservatezza dei movimenti, dei conti correnti, dei deputati e senatori italiani possono in qualche modo entrare nelle conoscenze di un'altra nazione. Questo è un argomento serissimo che non viene mai pubblicizzato, ma che gli addetti ai lavori lo conoscono molto bene. Cito questo particolare perché la Banca Nazionale del Lavoro, per tutta una serie di problemi, anche quelli legati ad una non positiva gestione, viene presa dai francesi. I francesi che fanno? Entrano, mettono una persona italiana, ma fanno di ogni erba un fascio e progressivamente, ma velocemente, mandano in pensione quelli che erano i capi bastoni di un tempo. Parliamo di una banca politica romana, non è che parliamo di un gruppo bancario normale, quindi tutta gente radicata sul territorio, qualche eccellente trombone che venne pure qui una volta anni fa a darci le pagelle, un trombone famoso in Italia che fino a poco tempo fa stava sulle televisioni, aveva potere, ma un trombone di una qualità unica. E poi avevamo come presenza di BNL Italia in ABI in esecutivo tutta una serie di soggetti che, quando c'era da discutere sul contratto nazionale, erano i primi che davano bastonate. Io ad uno che se n'è andato da poco perché gli hanno messo il giornale qui sotto e l'hanno imbarcato. Bella questa immagine, dove l'hai presa? Dove l'hai presa questa immagine? No, questa è una cosa romana, è molto, molto carina. No, il messaggero. Il messaggero, cioè il messaggero sotto la scella. Sì, gli hanno detto: guarda, quella è la porta, esatto, bravo. E quindi attitudini, secondo me, non si conosce, però tenetela a mente, sì, e la rivendete. Comunque, questa faceva parte dell'esecutivo, ogni volta sparava contro. Con troppi soldi bancari, cioè, ma lo faceva in maniera anche evidente. Non c'è tutto, presi dopo una, due, tre volte, io l'ho presi di petto pubblicamente, da quel momento in poi non ha più parlato. Perché dico questo? Perché l'attuale gestione della banca, lasciamo perdere la parte francese che decide e che impone, ma l'attuale gestione della banca sul territorio è condizionata ancora da questi personaggi e tromboni che girano e che fanno, che parlano,
come succedeva ad esempio nelle piccole banche locali, quando tu cambiavi amministratore delegato, ce lo mettevi in un altro supposto e quello che veniva cambiato sputtanava in tutta la città il nuovo corso, il nuovo consiglio di amministrazione, il nuovo amministratore delegato. La BNL paga questo passaggio, che non è stato mai digerito dalla vecchia gestione, da quelli che hanno creato la BNL, da quelli che hanno gestito la BNL fino all'arrivo dei francesi. Che succede? Succede che per tutta una serie di motivi legati a delle imposizioni provenienti dalla Francia, decidono, con la consulenza sbagliata di qualcuno, non mi riferisco a Micheli, se non l'avrei detto, decidono che bisogna dare una sterzata e cominciano a esternalizzare, no, 5, 10, 20, 30 persone, no? Che sarebbe comunque un problema, ma quanti? 800. Cioè l'operazione di esternalizzazione più grave, più numericamente più importante fatta in Italia. Neanche a Siena, Cofruendo, che superò gli 800 ma lo fece in più anni, neanche con il Monte dei Paschi si raggiunse una operazione di esternalizzazione di questo genere. Frediano, esternalizzare significa che tu oggi sei caporedattore economico di La 7, domani ti mandano a fare un altro tipo di lavoro, ma magari ti cambiano anche il contratto e il contratto te lo cambiano a una scadenza, cioè ti dicono ce l'hai per 3 anni, poi arrivederci e grazie. Il risultato qual è stato? Che le organizzazioni sindacali cresciute all'interno di quel sistema in un primo momento hanno un po' temporeggiato, poi chiaramente hanno capito che dovevano prendere una decisione. Io in un congresso nazionale, in un consiglio nazionale, dissi pubblicamente, Fazzi se lo ricorderà, che l'operazione era una porcata. Successe un casino dopo questa dichiarazione mia, c'era una gente che dice lo dobbiamo denunciare, magari il maestro l'ha denunciato, ma comunque sta di fatto che fecero un'operazione folle. Sono andati dal magistrato individualmente, non è che hanno perso una volta, hanno perso 30 volte. Quindi se tu perdi 3 cause, 4 cause, 5 cause, perdi la faccia, non sei più credibile politicamente e fai contenti quelli che hanno remato contro e che prima avevano un ruolo importante all'interno della banca e che adesso li stanno sputtanando in giro. Questo è stato l'errore, poi tutto quello che hanno detto loro è fondamentale, no? Perché gli ad personam sono una vergogna. Cioè noi facciamo un contratto nazionale e tu mi assorbi un premio che dai, come giustamente diceva Mauro, sulla base di una professionalità che ti sei comunque meritato. E quindi hanno fatto un'operazione scellerata. Il disagio che si è creato in ABI, fermo restando che io la dottoressa Guetini la reputo una persona professionalmente valida, nasce nel momento in cui, così raccontiamo pure questa, nasce nel momento in cui all'interno di un comitato di presidenza dove partecipano i vertici delle banche, BNL, rappresentata in quel momento dalla dottoressa Guetini, prende una posizione di dissenso e di dubbio rispetto a Intesa. Mette in dubbio, come dire, no, fa capire no, io non accetto che Intesa partecipi come dire, con una forma ibrida di osservatore all'interno del CASDL, dobbiamo tutti decidere che o sta dentro o sta fuori. Praticamente è come se la Viterbese Calcio decidesse, no, e imponesse all'Inter, alla Juventus, no? Come ci si debba comportare rispetto a un regolamento nuovo da creare a livello calcistico. Questo ha creato un ulteriore problema per BNL, perché ha isolato BNL, lasciamo perdere i francesi, rispetto alla posizione di tutti gli altri gruppi, che magari avevano la stessa posizione di BNL, Frediano, ma non hanno mai ufficialmente espressa. Allora, che cos'è che non va bene in BNL? Fazzi non c'entra niente. In BNL non va bene che, uno,
la dottoressa Coetini deve capire che i problemi economici ce l'hanno tutti, ma che non possono essere pagati solo dai lavoratori, perché se andiamo a fare i conti di quanto guadagna lei e di quanto guadagnano quelli che stanno intorno a lei, poi ci sarebbe da ridere. Nonostante la stima che io personalmente ho per lei. Secondo, hanno ragione loro quando dicono, ma insomma qui tagliamo da una parte, tagliamo dall'altra, dove vogliamo arrivare? Perché se continuiamo così arriviamo a 6.000, se non sbaglio, persone, siamo una piccola banca regionale. E la risposta non ce la può dare Fazzi, la risposta ce la deve dare la dottoressa Guedini, no? Se posso, quindi, la vorrei dare io una risposta. Com'è? Se posso, la vorrei dare io una risposta. Se decidi, la dai tu. Sì. L'altro problema principale, che anche qui nessuno se ne preoccupa, e anche una parte dei sindacati interni, secondo me, non ci prestano molta attenzione, che non esiste che ci sia una banca dove le relazioni sindacali siano gestite da una persona e la gestione del personale è gestita da un'altra persona. Non esiste, perché la gestione del personale e le relazioni sindacali, dal mio punto di vista, devono essere in mano ad una persona che poi ha dei collaboratori. Perché succede che lui fa gli accordi con i sindacati e poi c'è, non è magari il caso vostro, e poi c'è la responsabile o responsabile del personale che va nella direzione opposta rispetto agli accordi fatti. Questo è il quadro complessivo della giustizia. Allora io direi, visto che Fazzi si è detto disposto a dare una risposta, gliela chiediamo e poi passiamo al Banco BP. Allora, due o tre risposte, anche se velocissimamente. Allora, il tema di iniquità, escludendo diciamo gli stipendi e quindi le retribuzioni dei top manager dell'azienda, oggi BNL ha un costo del personale che è tra i più alti del settore, quindi sul tema di iniquità... Ma l'avete fatto voi? Ne dovremmo parlare un po'. Ma l'avete fatto voi? È stato creato da quelli che sono venuti prima di te. Sì. Ma questo è come quando... No, però non ci dobbiamo prendere per il culo, perché se no qui cominciamo a raccontare Biancaneve e Sette Nani. Allora, l'argomento frediano se posso nel contratto nazionale, no? Nella fungibilità dei quadri direttivi. I quadri direttivi, nella maggior parte dei casi, vengono nominati dalle aziende che sistematicamente ogni 2 o 3 anni dicono: guardate che sono troppi. Cioè, ma sono decisioni vostre, scelte vostre, sulla base delle responsabilità che vengono attribuite. Il 30% dei quadri direttivi, non mi sbaglio di una virgola, sono quelli che le banche devono nominare per rispettare il contratto o integrativo o il contratto nazionale. L'altro 70% li nominate voi. Quindi a un certo punto vi accorgete che sono troppi. Ma come funziona? Ci siamo accorti che sono troppi, perché finora non abbiamo fatto nulla di particolare. Ma l'hai detto tu adesso? No, non ho detto che sono troppi, ho detto che comunque il costo del personale in BNL è alto, vuol dire che riconosciamo alle nostre persone un valore anche economico al loro contributo professionale. Detto questo è il primo punto. L'azienda è, diciamo, la BNL è il gruppo BNP Paribas e BNP Paribas, diciamo, per la capogruppo BNL e l'Italia è un mercato domestico di fondamentale importanza anche per il futuro, quindi non c'è nessuna intenzione di arrivare, diciamo, a cifre che neanche ripeto, perché... E allora perché qual è stata la motivazione politica? No? Sta a parlare con me, non sta a parlare con Romoletto da Siena. No. Qual è stata la motivazione politica perché la banca ha giustificato le esternalizzazioni? Politica. Quella organizzativa ve la potete inventare a tutti i modi. Qual è quella politica? Se siete una banca che volete mantenervi in Italia presenti in un certo modo. Ma politica non c'è, scusami Angelo. Non c'è politica. Economica, nel senso, o comunque dal punto di vista progettuale e dal punto di vista del funzionamento della banca. Ci stavano determinate attività. Bene, economica. Secondo noi funzionano meglio. Ma economica? Economica non dal punto di vista del taglio del personale, non è questo. E allora qual è economica? Economica dal punto di vista della sostenibilità. Lando, la risposta la vedremo quante persone assumeranno contro le uscite. Lo vedremo, la partita inizia adesso, ma anche se persone assumeranno. Vabbè, ma io, guarda, scusate, cioè, se la giustificazione è
economica, io che rappresento la banca, io che mi faccio un altro ruolo, rappresento la banca, io non direi mai che faccio quelle operazioni per motivi economici. Allora la motivazione politica sull'esternalizzazione qual è? Quella di risparmiare? No. E allora qual è stata? Qual è stata? Ma non c'è una risposta politica, c'è una risposta... Qual è stata la motivazione delle esternalizzazioni? Perché avete esternalizzato tutte quelle persone? C'è una motivazione industriale, non c'è... Ma qual è la motivazione industriale? Fazio, io non te voglio mettere in difficoltà, ma non è che, ti ripeto, stai a parlare con uno che lo conosce, cioè qual è la motivazione vera delle esternalizzazioni? Per garantire comunque un servizio sempre più sfidante che ci chiedono i clienti e che ci chiede il contesto, e che la banca aveva bisogno di partner per garantire questo. E per far questo comunque ha cercato di fare delle operazioni che garantissero anche le persone, prevedendo comunque una garanzia occupazionale nel tempo e non per un periodo limitato come sono state fatte alcune operazioni di esternalizzazione. Sì, ma non è una soluzione che aiuta la banca o aiuta la clientela, è un'operazione di abbattimento dei costi, taglia di qua, taglia di là. Ci sarà stata una società di consulenza che va indirizzato, francese, che va indirizzato e va imposto un'operazione scellerata come questa, e poi a seguire c'è una politica di riduzione dei costi che arriva fino, che è assurdo, fino, adesso dico un'altra cosa che è grave, ma non è con te, che arriva fino a tagliare gli ad personam ai dipendenti rispetto agli aumenti contrattuali. Se io fossi stato uno di quei quadri che mi vedo tagliato l'ad personam, che mi è stato dato per altri motivi, quindi non mi viene riconosciuto l'aumento del contratto nazionale, io non ho mica problemi, io ho due scelte. Divento un rappresentante sindacale e mi vendico in qualche modo, perché tanto basta rivolgersi a qualche rappresentante, a qualche organizzazione seria e trova ospitalità, oppure, come fanno in molti, sarei andato con un filo di gas. Con un filo di gas. Che tu non mi puoi togliere una de persona che mi hai dato perché ho raggiunto determinati obiettivi, perché sono stato bravo, e me lo togli perché la banca decide che 435 euro sono troppi. È questo il punto. Io l'ho detto a Michele 3.000 volte. Allora mi sembra che... E tra l'altro è un precedente negativo per il settore, questo. Cioè non è una passeggiata di salute. Perché è l'unica banca, lasciamo perdere le banche che non voglio nominare, se non vi pico qualche querela con le quali ho rapporti pessimi, piccole banche che iniziano con la C e che stanno in Emilia Romagna. Ma veramente non è da BNL, non è da BNP Paribas togliere la de personam sugli aumenti contrattuali del contratto nazionale. Allora direi, dato atto al dottor Fazzi del coraggio che ha avuto nel venire oggi qui da voi, bisogna dargli... Ma che coraggio ha? Tutto il nostro sostegno, la nostra stima. Diciamo che c'è molto ancora nel dialogo tra sindacati e azienda. Diciamo che c'è molto, molto percorso da fare assieme. Dai, mettiamola così. Mettiamola in positivo. Gliel'abbiamo detto. Vi faccio soltanto un flash. Velocissimo. Dato che hai assunto adesso un ruolo, diciamo, no, unico, perché sei adesso l'interlocutore. Beh, ma ancora non è detto però. Cosa? Ancora non è sicuro. Vabbè, io parlo con lui perché oggi come oggi è così. Semplicemente un consiglio. Quando si va in un'azienda, come anche come sindacato... Chiamate prima Napoleone, vi mettete d'accordo con lui. L'azienda in genere si sceglie il sindacato di riferimento, ovvero il sindacato che è più serio, guarda che, te che stanno, professionalmente se te pigliano le agenzie, sta attento, lo so, il sindacato è più professionalmente preparato, è più affidabile, e quando ti dice una cosa la mantiene. Adesso io ti dico soltanto una cosa e te la voglio dire: noi sicuramente
supereremo quello che oggi è il primo sindacato lì dentro a BNL. Questa è una promessa che ti faccio. È chiaro? Quindi regolati un attimino. Ma tu sta promessa la devi fare a me, no a lui. No. Allora, sì, ma dietro la promessa c'è la minaccia. Dietro la promessa c'è la minaccia. Lascia perdere. Voglio dire che i rapporti si mantengono e si mantengono nella correttezza reciproca dei rapporti stessi. Fa la promessa a lui. Fa. Allora, diciamo che Speziotto sperava che la BNL andasse avanti ancora per 20 minuti, in maniera tale che lui stava lì, guardava, si divertiva, e invece ora tocca a lei. Ora tocca a lei. Carlo, passiamo dagli amici francesi. Non potrà che andare bene. Dagli amici francesi ai cisalpini e vediamo dal vostro punto di vista come è andata con questo nuovo contratto e se, come dice qualcuno, il fatto che ci siano un borsellino di soldi previsto dal contratto significa che poi la banca non ne avrà per altre iniziative. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie. Io ho i capelli bianchi. Pure ho iniziato io. A fare il capo del personale il 1 gennaio del 2008 in Banco Popolare e ne abbiamo vissute di cotte e di crude. Il 1 gennaio del 2017 nasce Banco BPM e ho continuato in questo ruolo. In precedenza ho fatto per quasi 20 anni personale in Credito Italiano. Quindi ne ho viste tante. Riparto il contratto nazionale, ne abbiamo già discusso in lungo e in largo ieri e abbiamo dichiarato tutti che comunque era una cosa dovuta ed era una cosa che vogliamo, che abbiamo penso tutti sancito con un grande successo, soprattutto per un motivo, che abbiamo il contratto sottoscritto da tutti, che penso che sia la cosa più importante in assoluto. Abbiamo il contratto. Esatto. E riparto un attimo da chi è Banco BPM. Banco BPM è una banca, ne abbiamo discusso quando abbiamo presentato il piano industriale ai segretari generali, è una banca che nasce da due banche popolari, la quinta e l'ottava, che erano frutto di una trentina di banche, e quindi una trentina di banche vuol dire direzioni generali, vuol dire tutta una serie di strutture che nel tempo abbiamo cercato di gestire. Ci siamo detti nell'ultimo piano industriale che questa è una coda di un'ottimizzazione di un percorso. Ci siamo detti altresì, tra l'altro, il nostro è il gruppo, penso unico, che ha un rappresentante dei lavoratori all'interno del Consiglio. Quindi dovremmo essere in una condizione ottimale. Quasi la Volkswagen, quasi, come ti esatto. Abbiamo presentato ieri. È una banca che ha detto ai segretari generali che il fatto di voler continuare a operare a Venezia col Banco San Marco, a Verona con la Popolare di Verona, a Novara con la Popolare di Novara, a Milano con la Popolare di Milano, a Chiavari col Banco di Chiavari della Riviera Ligure, eccetera, 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 è una banca che vuole fare, non si vuole accomunare alle due grandi banche che abbiamo nel paese, vuole essere una banca di prossimità, di territorio, è una banca, Lando, che ha la sua filiale digitale esistente da 10 anni, WeBank nasce 10 anni fa, è una banca che sta crescendo, dove stiamo investendo persone, perché quello che noi vogliamo fare è offrire ai nostri clienti un servizio che sia globale. È il cliente che sceglie, vuoi andare in banca, hai la banca, una banca che nell'ultimo piano, dicevo, c'è una coda, dobbiamo ancora ottimizzare un centinaio di sportelli perché abbiamo ancora una sovrapposizione che non ci possiamo permettere. Tu sai che è una banca che vuol fare un percorso molto complesso perché vuole essere stand alone, tu mi insegni che il mercato te lo deve comprare quello stand alone, perché se non te lo compra qualcheduno ti viene addosso. Chiaro. E quindi è una banca, come ci siamo detti con Paolo e con tutte le altre organizzazioni sindacali, con Piero, e ci ridiremo con Piero, sì, c'è Paolo qua. E come ci ridiremo da lunedì, dove c'è stata data la disponibilità di ripartire con un percorso, è una banca che ha bisogno di sostenibilità. Il fatto che dati di bilancio, se tu prendi il bilancio 30 giugno di quest'anno e dividi i costi del personale sul numero delle teste, noi siamo la seconda banca come costo medio.
Davanti a noi per 400 euro c'è solo Intesa San Paolo, che ha 7 volte i nostri utili, 7 volte più i nostri utili. Ma alla fine va a finire a filosofi che fanno un movimento. Aspetta, no, non ho contato gli accordi sindacali. Non ho contato gli accordi sindacali che abbiamo fatto negli ultimi anni. E quindi questo, quello che abbiamo detto, c'è una diseguaglianza sulle... Noi stiamo discutendo premi aziendali da un lato, armonizzazioni dall'altro. Abbiamo detto che sulle armonizzazioni c'è una disuguaglianza, è vero, è frutto degli accordi che negli anni abbiamo fatto, che ci hanno portato a questa situazione. Anche ed di è frutto... Anche di quelli che non abbiamo fatto. Ed è frutto anche che se apriamo una trattativa dove rispetto alle banche nostre di riferimento, e quindi Biper, Credit Agricole, mi confronto con le grandi, la nostra richiesta, la vostra richiesta è 4 volte superiore a quello che è stato appena accordato da un'altra parte, il ragionamento diventa difficile anche solo iniziarlo per essere sostenibili. Allora, Fontana ex ausa. Allora, lei ha usato un termine per definire le relazioni frizzantine, credo di ricordare che fosse quello. Allora, a voler essere, diciamo, eleganti, potremmo dire tese, tendiamo più al pessimo in questo momento. Ma perché? Perché le richieste che Roberto ritiene essere esagerate per parte sindacale sono, a nostro giudizio, per usare un termine che piace, sostenibili, ma sostenibili perché è un gruppo che ha presentato un piano industriale dove andrà a, come obiettivo, a 6 miliardi di utile con 4 miliardi da restituire agli azionisti, che nell'arco del 2024 dovrebbe andare ad ammortizzare quello che è il maggior costo riveniente dal rinnovo del CCNL. È un gruppo che dal 1 gennaio 2017, quando è nato, per le diverse composizioni, come Roberto ha detto, si ritrova tutt'oggi, e sono passati 7 anni, ad avere ancora 4 forme di assistenza e 2 forme di previdenza, con contribuzioni decisamente differenti. E noi non possiamo più accettare questa situazione, non vogliamo più accettare questa situazione, perché non è logico che colleghi che da 7 anni lavorano per lo stesso gruppo, se hanno l'occasione di sedersi uno in fianco all'altro domani, qualcuno abbia una contribuzione aziendale sulla forma assistenziale a 250 euro e un altro ce l'abbia a 1000 euro. Quindi noi riteniamo che siano assolutamente sostenibili le richieste che portiamo avanti, ma crediamo anche che tutti i colleghi del gruppo Banco BPN meritino relazioni sindacali di altro livello e di altro spessore. E che cosa voglio dire? Voglio dire relazioni sindacali che portino davvero a un dialogo e alla volontà reciproca di firmare gli accordi, perché noi oggi questa volontà per parte aziendale purtroppo non la riscontriamo, perché quando allunghi i tempi sul premio aziendale abbiamo iniziato a maggio a richiedere di parlarne e di valutarlo, e prima c'è il contratto nazionale e poi presentiamo il piano industriale e poi arriviamo come sempre a fine anno e poi non ci siamo effettivamente sentiti fare una proposta, perché non è stata fatta una proposta, mentre noi almeno la proposta l'abbiamo fatta. Allora, sì, io credo che la posizione di controparte sia perlomeno imbarazzante. È una banca nella quale da sempre abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, siamo la prima sigla di questa banca, da sempre ci abbiamo un consigliere di amministrazione, eppure da mesi viviamo in questa tensione nel quale siamo quotidianamente costretti a fare comunicati, andando poi a attaccare l'amministratore delegato, che magari tutta colpa non c'ha rispetto a quello che stiamo facendo. Io credo che dobbiamo cambiare strada, altrimenti la cambieremo noi.
Adesso io ho intravisto il piano industriale. Già mettiamocela lì, che per illustrarcelo è passata una settimana e quindi è saltato l'incontro. E va bene. Parla di 800... No, scusa. Cose scorrette non si dicono però, Perché il piano industriale l'abbiamo presentato il giorno della presentazione... Alla delegazione ristretta. Alla delegazione e al pomeriggio a loro. Quindi non è passata una settimana. A loro. Alla delegazione ristretta, non certo alla delegazione completa. Ma però non è vero che l'abbiamo presentato in ritardo, perché l'abbiamo presentato... No, è saltato proprio l'incontro, quindi non l'abbiamo proprio fatto l'incontro. È saltato per colpa, perché voi avete chiesto di non farlo l'incontro, non perché quindi vedete, le relazioni sono in perfetta armonia in questo momento qua. Quindi... Diciamo le cose corrette. No, diciamo le cose che siamo arrivati a fine anno e non c'è l'accordo sul piano, non c'è l'accordo sul premio, siamo a fine anno. Siamo gli ultimi, rischiamo ancora una volta di perdere anche la parte fiscale di questo premio qua. Diciamo poi che il nuovo piano industriale prevede alcune cose, prevede ulteriore chiusura di sportelli, noi dobbiamo sapere il personale come verrà riconvertito. Si parla di 800 nuove assunzioni di giovani, non penserete di fare 1600 assunzioni per avere 800 assunzioni? In questa banca dovranno esserci almeno 800 assunzioni per 800 uscite. Poi si parla di ESG. ESG vuol dire anche quei lavoratori dipendenti, non solo ci riempiamo la bocca con i vari prodotti che abbiamo. È una banca che ha bisogno di ritornare ad avere relazioni serie e corrette. Voi anche in certi incontri siete stati, uso le virgolette, ci avete trattato in modo piuttosto arrogante. Cioè, non riusciamo, e io vorrei capire da te perché siamo arrivati in queste condizioni, quando in questa banca da sempre abbiamo avuto sempre ottime relazioni. Cosa è cambiato? Cos'è scoppiato? Cosa c'è che non va, perché non si può tornare a lavorare in maniera seria come abbiamo sempre lavorato in questo gruppo? Questa è la domanda. Posso te lo rispondere un attimo, perché... Magari potrei citare le registrazioni che vengono fatte negli incontri a distanza? Non fate gli incontri a distanza, non avete il problema delle registrazioni, fateli in presenza. Non facciamo l'incontro in distanza. Non facciamo l'incontro a distanza. Ne prendo atto che ci sia questa la volontà, la porterò al tavolo lunedì, perché è una vita che chiediamo di fare i discorsi. Le riunioni in presenza, cosa che non viene fatta. Però al di là, io qua non sono qua per fare... polemica, e l'obiettivo che abbiamo è solo uno, è quello di trovare un punto di equilibrio. Ma ripeto, noi abbiamo presentato un piano strategico dove gli analisti ci hanno chiesto solo due cose: l'utile netto e la politica di payout, perché da questo nasceva la nostra libertà sul mercato. E questo percorso noi lo vogliamo fare, non vogliamo fare la fine delle altre banche popolari che si sono fuse, che oggi non esistono più. Vogliamo fare un percorso che continui a essere stand alone, ed è per questo che noi abbiamo bisogno di equilibrio. Non possiamo pensare di mettere una richiesta quattro volte superiore a quella che è la richiesta che hanno fatto banche con i nostri analoghi utili, con le nostre analoghe e con dei costi ancora minori del personale. Lando, una chiusa, soprattutto l'appello di Xausa sembrava quello tra due innamorati che dicono: perché non mi vuoi più bene? No, ma il problema è questo. Allora, la Banca Popolare di Milano vive un momento di grande soddisfazione dal punto di vista della gestione. Come tutti sanno, è la banca posizionata meglio, per esempio, a livello di sportelli bancari. In Lombardia, in ogni via più importante, c'è uno sportello di BPM, quindi chi creò a suo tempo la banca BPM ebbe un occhio particolarmente acuto, un occhio particolarmente strategico. La gestione dell'amministratore delegato Castagna è una gestione, ognuno ha le sue caratteristiche, molto accentrata. Questo vale oggi che c'è Roberto Speziotto, ma valeva anche ieri che c'era Salvatore Poloni, che per anni è stato anche il presidente del CAS, del Comitato Sindacale Abito, oggi viene ricoperto da Ilaria Dalla Riva. La Banca Popolare di Milano, subito dopo la fusione con Banco Popolare, come tutti sapete, ve lo ricorderete, c'è stato lo scandalo dei diamanti. Sono saltate teste, ci sono ancora in piedi delle indagini della magistratura, qualche sentenza già c'è stata,
e chi ha rimesso in piedi la baracca sono stati, come al solito, i dipendenti che stanno a contatto con la clientela e che dovevano recuperare loro lo scandalo mediatico dei diamanti e quant'altro. E quindi sia la parte veronese che la parte milanese, ma soprattutto la parte veronese, bisogna essere obiettivi, da questo punto di vista ha dato prova di una... di un senso di appartenenza e di attaccamento alla banca enorme, perché l'immagine, Frediano, che ti si presenta quello che vede una settimana, un mese di reportage televisivi sullo scandalo dei diamanti del banco BPM, si presenta il giorno dopo e vuole chiudere il conto, no? E quindi chiaramente c'è stata una tenuta grazie ai dipendenti. Poi la banca ha prodotto dei risultati importanti. Questi risultati importanti hanno ottenuto un duplice effetto. Da una parte hanno fatto crescere il titolo mettendolo a riparo la banca da eventuali scalate, OBA e quant'altro, e dall'altro ha prodotto una ricchezza, diciamo così, importante, che va distribuita equamente fra tutti i dipendenti della stessa banca. Nel frattempo è cambiato il capo delle relazioni sindacali e il capo del personale, che oggi è Roberto Speziotto. Quello che Roberto in qualche modo dovrebbe non capire, perché capisce tranquillamente, ma dovrebbe accettare che il sindacato fa delle richieste, la banca risponde, ma la banca non può rispondere con no su tutto, fammi finire con il ragionamento, o far intendere poco su tutto perché tanto avete voluto già dal contratto nazionale. E la banca deve dare risposte in maniera concreta, cercando di intavolare una trattativa seria, come era stata abituata in questi ultimi 15 anni, da quando la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare si sono messi insieme. Quello che sta accadendo in questi giorni non è molto positivo, perché i volantini fatti dalle organizzazioni sindacali hanno un certo peso e chiaramente danno fastidio, ma i volantini devono essere fatti per dar fastidio, se no che volantini sono? E da quell'altra parte ci dovrebbe essere un'azienda che è pronta a dialogare, partendo dagli argomenti che hanno presentato loro oggi, sia Paolo che Giuliano, che riguardano il welfare, che riguardano il premio aziendale, che riguardano tante altre situazioni. Tu mi dici che una soluzione la troveremo. La soluzione va trovata cercando di, passo dopo passo, arrivare ad una conclusione. Quello che io invece, e lo dico chiaramente, mi sembra abbastanza inutile, è mettere a confronto anche a livello sindacale, lo dico molto chiaramente, mettere a confronto è bravo quell'amministratore delegato perché ha riconosciuto e ha dato una svolta importante al contratto nazionale, mentre il nostro è meno bravo. Ecco, quello non è la strada per andare in paradiso, lo dico molto chiaramente, perché la strada per andare in paradiso è quella di, come Fabi, primo sindacato lì dentro, è quello di incalzare sulla banca sui singoli argomenti, perché se noi continuiamo, per il momento è successo solo una volta, ma se noi continuiamo a personalizzare le cose è la strada più facile per andare poi a sbattere e per non ottenere quello che vogliamo, ma per un motivo semplice, lo dico anche a personaggi che hanno una certa esperienza che io stimo, come Piero Marioli e tanti altri. E l'ho detto più volte, i bancari non sono come i metalmeccanici. Il bancario, quando vede, e questo lo dico a tutti i gruppi, quando vede che il proprio amministratore delegato viene preso di petto con argomenti veri, ma sistematicamente viene accusato di essere di serie B rispetto a un altro di serie A, il bancario si spaventa e l'iscritto si spaventa, mentre magari il rappresentante sindacale
mostra i muscoli, ma sono muscoli finalizzati al momento e che dal punto di vista di risultati non portano a casa niente. Quindi io credo che sia legittima la richiesta, la lotta sindacale, la battaglia, ma non bisogna mai personalizzare e mettere a confronto la bravura o l'incapacità o l'inadeguatezza di un amministratore delegato rispetto ad un altro per ottenere una rivendicazione. Questo lo dico chiaramente e lo dico anche perché quel volantino è stato firmato anche dalla nostra organizzazione, quindi io quel volantino lo riconosco in pieno, però mi auguro che non ci sia una forzatura soltanto per questo aspetto, perché andiamo contro i nostri interessi e corriamo il rischio di spaventare le persone, perché poi la banca ha mille strumenti per poter convincere il personale che stiamo dicendo, che stiamo raccontando magari qualche cosa, che qualche argomento non propriamente pertinente. Basta far scrivere qualche quotidiano che la situazione, magari anche utilizzando una fake news, no? Ma insomma, ci sono mille modi per spaventare, lo fanno dall'interno, lo fanno. Noi non dobbiamo spaventare le persone o gli iscritti, noi dobbiamo raggiungere i risultati stando sugli argomenti. Gli argomenti ci sono tutti, quindi loro devono capire che devono andare incontro alle organizzazioni sindacali in maniera decisiva e in maniera concreta. L'ultimo aspetto, lo dico qui dentro, se qualcuno lo riporta non me ne frega niente, in BPM noi siamo la Fabi e non dobbiamo, come dire, non dobbiamo subire condizionamenti da nessuno, lo dico in politichese, non dobbiamo subire politicamente condizionamenti da nessuno. Quindi loro hanno capito perfettamente quello che devono fare, devono trovare il modo per fare delle proposte, per spostarsi dall'arroccamento che hanno oggi su certi argomenti, poi alla fine un accordo, mi auguro, lo troveremo. Se non troveremo un accordo, chiaramente utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per poter poi, compreso lo sciopero, per poter poi convincere la banca che è giusto che paga il premio, che paghino il premio, che ci sia un'armonizzazione sui diversi trattamenti, che il welfare deve essere gestito in un altro modo, anche perché abbiamo persone capaci, abbiamo Giuliano, abbiamo Paolo, abbiamo Piero, abbiamo tante persone all'interno di un BPM, ma ci dobbiamo ricordare che abbiamo anche un nostro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e che non bisogna mai commettere l'errore, e questo vale non solo per il BPM, ma vale per qualsiasi altra banca, io non lo farei, di dire è bravo quello che ha dato quei soldi a differenza di tua che non li dai. Quella è stata, dal mio punto di vista, una scivolata. Se le altre organizzazioni scriveranno una cosa del genere, io me ne frego. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Roberto Speziotto, a Paolo Fontana, a Carlo Fazzi, a Fabio Armeni, a Giuliano Xausa, Mauro Morelli, Lando rimane con noi.